carabinieri veri arrestano quelli finti a finire in manette nel napoletano, una banda di 6 malviventi che effettuava rapine in casa e negozi utilizzando la divisa dell'arma. Arrestato a Roma dalla polizia un ragazzo evaso dal carcere di Avellino. Non credo alle ronde, bisogna sempre affidarsi allo Stato, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la questione sicurezza. Lino Banfi nella commissione UNESCO è stata una scelta, così il ministro dell'istruzione Marco Bussetti al suo arrivo a Caserta per la cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Rosita Missoni. Al via oggi il seminario Essere convincenti, organizzato da ICE, agenzia in collaborazione con Confindustria Benevento. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati. Lo abbiamo appena sentito, arrestati a Napoli ladri travestiti da carabinieri. A mettergli le manette proprio i militari, i malviventi agivano in appartamenti e negozi, sceglievano anche altri travestimenti e servizio. Facevano furti in case e negozi fingendosi carabinieri, in alcuni casi camuffati anche con una maschera. I militari di Marianello hanno arrestato 6 persone già note alle forze dell'ordine per rapina, detenzione e porto abusivo d'arma da fuoco, sequestro di persone e detenzione illegale di segni distintivi in uso ai corpi di polizia. A essere arrestati sono stati un 38enne, 2 43enni, 2 34enni ed un 33enne. Le indagini sono nate lo scorso settembre dopo una violenta rapina in un'abitazione del quartiere San Carlo Arena di Napoli. Uno dei criminali, travestito da carabiniere, ha simulato di dover effettuare un controllo nell'abitazione. Appena è riuscito a entrare nel cortile della villa, è stato raggiunto dagli altri 4 complici. Tutti con il volto travisato da maschere hanno puntato più volte una pistola alla tempia della vittima e l'hanno costretta a consegnare denaro, gioielli e orologi di valore. Poi sono fuggiti per le campagne retrostanti, fondamentali per identificare il gruppo e i mezzi da loro utilizzati, i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Gli investigatori e i medici giunti sul posto hanno accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali. In 15 in un solo appartamento, vivendo in precarie condizioni igienico-sanitarie, condizioni di vita estreme per 15 bengalesi scoperte in queste ore dai carabinieri di Casandrino in provincia di Napoli. Gli uomini dell'arma hanno controllato diversi appartamenti insieme al personale dell'azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord. Al termine dei controlli sono subito scattate le denunce. A finire nel mirino dei carabinieri sono state 7 persone, per l'esattezza 5 uomini, 2 di origini pakistane e 2 donne. Tutti devono rispondere del reato di inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, non avendo eseguito un'ordinanza sindacale emessa il 13 dicembre scorso. Il Tribunale dei Minori di Napoli ha condannato a 16 anni di reclusione i 3 ragazzi accusati di aver ucciso a sprangate Franco Della Corte, il vigilante in servizio alla metropolitana di Piscinola, la notte del 3 marzo. Il PM aveva chiesto 18 anni di reclusione a testa. Quella notte entrò in coma per non risvegliarsi più. Il 15 marzo morì. La sera stessa la polizia arrestò i 3 minorenni incastrati dall'andatura sbilenca di uno dei 3 giovanissimi. A Milano, comitato in prefettura per discutere i dispositivi di sicurezza allo stadio dopo gli scontri costati la vita ad un tifoso varesino. Sul piatto anche il tema del razzismo. Attenzione sulla trasferta dei napoletani per il Milan. Il servizio. Vertice in prefettura a Milano, nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicato alla sicurezza in occasione delle partite di calcio allo stadio San Siro, dopo gli scontri avvenuti il 26 dicembre in occasione di Inter-Napoli. Dalla riunione a cui hanno partecipato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i vertici di Inter e Milan, è emersa la volontà di riaprire completamente lo stadio per le partite dell'Inter, dopo le 3 giornate di chiusura imposte dal giudice sportivo alla società nerazzurra, 2 a porte chiuse e una solo per la curva a causa dei cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly. Per quanto riguarda invece la trasferta dei tifosi napoletani di sabato a Milano in occasione di Milan-Napoli, filtra ottimismo, ma la decisione del prefetto arriverà probabilmente dopo le valutazioni e determinazioni dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive. Nel frattempo Nino Ciccarelli, il capo dei Viking nerazzurri, ha ammesso davanti al GIP Guido Salvini la sua partecipazione agli scontri di Santo Stefano.
un interrogatorio nel carcere milanese di San Vittore sull'agguato contro i supporter napoletani, costato la vita a Daniele Belardinelli, travolto da una o due auto. Nel frattempo in carcere deve rimanere anche Marco Piovella, detto il Rosso, ritenuto il capo del gruppo Boys della curva interista, e un altro dei sei arrestati per rissa aggravata nell'inchiesta della Digos. E se tutti gli identificati sono anche indagati per omicidio volontario, sono quattro le auto sequestrate a Napoli su cui si stanno facendo verifiche, mentre a diversi ultras partenopei nel frattempo sono stati comminati d'Aspo. Non sono ancora conclusi infine gli accertamenti autoptici sul corpo di Belardinelli e la vedova ha nominato un legale, Paolo Bossi, per costituirsi parte civile nel futuro processo. Officine abusive e lavoratori in nero, due sequestri in provincia di Caserta. Un primo intervento è stato effettuato dai militari della compagnia di Marcianise che hanno controllato un'auto-officina di Maddaloni che svolgeva l'attività in assenza dell'autorizzazione unica ambientale. Il secondo sequestro è stato operato invece dai finanzieri della compagnia di Capua che hanno scoperto nei pressi di Pontelatone un'azienda completamente abusiva e totalmente sconosciuta al fisco. Al lavoro, oltre al titolare, sono stati trovati inoltre due dipendenti completamente in nero intenti a riparare altrettante autovetture. Oltre 250 paia di scarpe e 32 borse con marchi vari sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, mentre quattro extracomunitari sono stati denunciati. Il primo intervento è stato effettuato dai finanzieri della compagnia di Mondragone che a Castelvolturno hanno fermato un mezzo condotto da una 47enne pluripregiudicata ghanese raggiunta da un provvedimento di espulsione. La donna guidava senza patente e senza assicurazione. All'interno dell'auto trasportava 47 paia di scarpe con marchi contraffatti. La merce e l'auto sono state sequestrate, mentre la responsabile è stata portata al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Altri due sequestri sono stati operati dai Baschi Verdi, il primo ad Aversa e il secondo presso il mercato di Teverola. Spaccio di cocaina, tre persone arrestate a Cesa, sempre nell'agro aversano. Si tratta del pregiudicato Tommaso Puca, classe 71, Ada Puca, classe 90, e Laura Falcone, del 73, tutti residenti nel comune casertano. I tre sono stati trovati in possesso di cocaina e contanti. Era evaso dal carcere di Avellino, trentenne, arrestato dalla polizia a Roma. Sentiamo. Arrestato a Roma dalla polizia, un ragazzo evaso dal carcere di Avellino. L'attenzione dei poliziotti in servizio alla stazione Termini è stata richiamata da un giovane che si aggirava con fare sospetto lungo i binari. Era ben curato, ma senza bagagli e sembrava non avere una direzione precisa verso la quale orientarsi. Alla vista della pattuglia della Polfer, l'uomo è scappato via, correndo in direzione opposta. I poliziotti lo hanno inseguito fin sui binari e lo hanno portato in ufficio, dove ha confessato di essere ricercato in quanto evaso dal carcere, in cui non aveva più fatto rientro dopo un permesso premio. Dai accertamenti è risultato che effettivamente il ragazzo fosse in regime di detenzione con fine pena ottobre 2021 nella casa circondariale di Avellino Bellizzi e che al termine di un permesso premio di 5 giorni si era reso irreperibile. Inoltre è emerso che il trentenne è destinatario di un altro provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno di altri 4 anni e 5 mesi di reclusione. Il provvedimento gli è stato notificato. I carabinieri della stazione di Montoro Inferiore hanno deferito alla competente autorità giudiziaria una coppia di coniugi che senza giustificato motivo omettevano di far frequentare al proprio figlio minore la scuola d'obbligo. Scattava pertanto a carico dei due la denuncia in stato di libertà. Questa volta a finire in ospedale un poliziotto è stato investito durante un controllo sulla strada statale Telesina tra l'uscita Torre Palazzo e Ponte in direzione Benevento. La polizia aveva fermato un tir quando è sopraggiunta una Punto guidata da un anziano che ha travolto la gente. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Rummo di Benevento. Il poliziotto sarebbe ricoverato in codice rosso. Al conducente della Punto è stato effettuato il test alcolemico ma ha dato esito negativo. Non credo alle ronde, bisogna sempre affidarsi allo Stato, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la questione sicurezza al centro del dibattito negli ultimi giorni, ma anche negli scorsi mesi con l'escalation di furti e rapine su tutto il territorio provinciale. Proprio nella giornata di ieri una banda di malviventi ha fatto irruzione all'interno della villa del primo cittadino e della senatrice Sandra Leonardo a San Giovanni di Ceppalone. Mastella ha focalizzato l'attenzione sulla mancanza di fondi per garantire maggiori controlli. Siamo una provincia classificata come tranquilla
qualità e alla luce di questa considerazione spesso siamo scartati dalle gare per ottenere finanziamenti. In queste ore ho parlato con il capo di gabinetto Salvini, conclude il sindaco, per fare in modo che ci sia una graduatoria un po' diversa che tenga conto di ciò che si registra sui territori negli ultimi tempi. Si apre una crepa in via Abro di Cava dei Tirreni. La spaccatura trasversale ha provocato anche delle vibrazioni percepite da diversi automobilisti. Il servizio. Delle profonde crepe sull'asfalto e soprattutto sui lati, sul marciapiede, ecco così come si presenta questa mattina via Abro alla frazione Pregiato a Cava dei Tirreni. Questa mattina tecnici comunali si sono portati sulla zona per cercare di verificare il perché di questa profonda spaccatura. Si pensa che possa essere una perdita idrica da parte della condotta che fa capo sulla strada. È una situazione che ci ha preoccupato molto, perché a ridosso della strada vi sono delle abitazioni, nuclei abitativi in numero significativo e che quindi dobbiamo tutelare prioritariamente. E poi ci sono difficoltà anche alla viabilità, quella è una strada divenuta anno dopo anno molto importante. Già 30 anni fa, mi hanno detto i tecnici, fu oggetto di primi interventi, quindi bisogna vedere bene qual è il problema di questa strada. Stamattina c'era un sopralluogo dei tecnici, ausino compreso. Abbiamo visto i tecnici che si sono portati su via Abro, ci dicevano che questa perdita d'acqua può causare danni maggiori. Sì, le perdite d'acqua sono sempre molto pericolose perché con il tempo progressivamente amplificano sempre di più il danno. E bisogna capire soprattutto da dove viene, ma bisogna capire che tipo di infiltrazione c'è stata su tutta la strada. Quindi la verifica deve essere fatta in maniera puntuale, non soltanto nel tratto dove si è prodotta questa spaccatura, ma per tutta la strada. Torniamo in provincia di Benevento, di nuovo operativo il distaccamento dei vigili del fuoco di Vitulano, un riconoscimento all'impegno dei comuni ed in particolare del comandante D'Agostino e del funzionario sindacalista Feleppa. I comuni coinvolti, lo ricordiamo, sono 6: Vitulano, Foglianise, Torrecuso, Campoli, Tocco Caudio e Cautano. Neve sul Vesuvio e sole a mitigare il freddo. Ecco come si sono risvegliati oggi i napoletani dopo le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la giornata di ieri e dopo un'intensa grandinata che ha interessato le città dell'area vesuviana durante la scorsa serata. Fa freddo in tutta la Campania, anche se le temperature nel pomeriggio sono state rese meno rigide da un discreto sole che ha anche illuminato il vulcano in buona parte imbiancato. In mattinata, ricordiamo, c'è stata anche una grandinata che ha colpito l'isola di Capri. Azzardo e nuove dipendenze, continua l'impegno del gruppo salernitano Logos. Sentiamo come. Salerno non è immune dal vortice dell'alcol e della ludopatia ed occorre unire le forze per mettere a punto iniziative e progetti che consentano di arginare il fenomeno e di aiutare le vittime. È la fotografia che emerge dall'incontro con il quale oggi nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno il gruppo Logos, da sempre attivo in questi due ambiti, ha celebrato i suoi 30 anni di attività contro il gioco d'azzardo, le ludopatie e l'alcol, consegnando anche un corposo e dettagliato report che in numeri chiarisce i termini della questione sul territorio provinciale di Salerno. In questi 30 anni il gruppo Logos ha accolto ed aiutato circa 4.000 famiglie. Il 32,38% è residente nel comune capoluogo ed è prevalentemente composto per l'85,3% da uomini. Il 47,1% del campione è occupato. Le richieste d'aiuto accolte dagli operatori del gruppo Logos hanno riguardato per il 64,48% problemi di alcol, per il 26% problemi relativi alla ludopatia e gioco d'azzardo, mentre la percentuale restante per altri tipi di dipendenze, compresi la droga. Tra questi però colpisce, anche se solo con un 5%, la presenza di disturbi da addiction da web, un fenomeno sul quale anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha posto l'accento intervenendo alla riflessione.
Lino Banfi nella Commissione UNESCO è stata una scelta, così il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti al suo arrivo a Caserta, al complesso borbonico del Belvedere di San Leucio, per la cerimonia di consegna della laurea honoris causa a Rosita Missoni, conferita dal rettore Giuseppe Paolisso dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Una scelta non casuale, quella dell'Ateneo, presa per dare prestigio alla neonata Officina Vanvitelli, la nuova sede per la formazione post laurea a disposizione degli studenti del Dipartimento di Architettura e Design Industriale di Aversa, inaugurata proprio con l'arrivo della Missoni e del ministro Bussetti. Nasce il tavolo tecnico permanente per la città europea del vino, ad annunciarlo il consigliere regionale e consigliere delegato sulla questione dal presidente De Luca, Erasmo Mortaruolo. Un tavolo tecnico sulla città europea del vino finalizzato a mettere in piedi una progettualità di sistema ed elaborare dei contributi specifici per costruirvi le linee caratterizzanti della programmazione 2021-2026. Organizzato nelle giornate del 23-24 gennaio presso la sede di Confindustria Benevento, il seminario formativo realizzato da ICE Agenzia, in collaborazione proprio con gli industriali sanniti, Essere Convincenti. Sentiamo. Offrire competenze e formazione su cosa e come comunicare nei processi di internazionalizzazione di impresa, come modulare l'approccio al business cambiando i contesti culturali e i mercati, come prepararsi agli incontri one to one, ma soprattutto come valorizzare il brand aziendale. Questi gli obiettivi della due giorni formativa Essere Convincenti, ospitata da Confindustria Benevento, realizzata in collaborazione con ICE Agenzia. Un seminario di approfondimento a cui hanno partecipato varie aziende campane, che mira a fornire gli strumenti e le tecniche necessarie per poter impostare e gestire trattative commerciali di successo con operatori stranieri, un'occasione per illustrare dati significativi e incoraggianti per l'export sannita. La tendenza è che per la prima volta, è un dato comunque che sembra in positivo, quello della provincia di Benevento denota un incremento più rappresentativo rispetto alle altre province della Campania. Se confrontiamo i dati dei primi 9 mesi del 2018 rispetto ai primi 9 mesi del 2017, vediamo che Benevento ha avuto un incremento di circa il 20%, quindi si è passato in termini di export da una somma di 131 milioni di volume d'affari a 137 milioni. Questo è un dato più alto nella regione Campania, che inizia a significare che le nostre aziende si muovono in termini di export. E su questa scia ovviamente Confindustria coglie l'occasione per accompagnarle dal punto di vista della formazione. L'anno scorso, lo ripeteva prima in apertura del convegno, l'11 aprile abbiamo avuto un roadshow a Benevento. Benevento è stata scelta una tra le 8 province in Italia dove l'ICE ha investito in una giornata formativa per cercare un po' di far comprendere agli imprenditori quanto serve fare export in modo professionale. Poi si è ripetuta questa esperienza anche il 5, 6 e 28 novembre qui nella nostra sede di Confindustria Benevento tramite Unicredit, altre 3 giornate formative alle quali hanno partecipato circa 30 aziende, e oggi ci ritroviamo nell'anno 2019 a cogliere l'ennesima opportunità. L'iniziativa fa parte del piano Export Sud 2, il programma di promozione e formazione finanziato con fondi PONIC FESTRA 2014-2020 per la crescita delle imprese delle regioni meno sviluppate, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania, e quelle in transizione, Abruzzo, Molise e Sardegna. Evento di formazione che in realtà si inserisce in un piano molto più strutturato, piano Export Sud 2, una serie di attività realizzate da ICE Agenzia, attività sia di natura promozionale, dunque partecipazione ad eventi fieristici, azioni di incoming, e sia attività come quella appunto di quest'oggi, un'attività di formazione che è una sorta di laboratorio collettivo in cui le aziende possono apprendere quelle che sono appunto le tecniche e gli strumenti per poter impostare, gestire e auspicabilmente vincere una trattativa commerciale con operatori stranieri. Abbiamo scelto il Sannio perché risulta essere una provincia assolutamente promettente, sviluppo, crescita, dinamica e location perfetta per un format del genere. Benevento è stata scelta quale sede per la realizzazione di questa tipologia di attività formativa anche alla luce dell'importante risposta che il territorio ha fornito con il roadshow che fu realizzato lo scorso anno sempre dall'ICE, che individuò il capoluogo sannita tra le uniche 3 sedi del sud, registrando l'adesione di oltre 120 imprese. L'export cresce, le aziende cercano di migliorarsi e come industria si affianca a questa
a questo filone. Dobbiamo sempre convincerti di più che in questo momento di crisi stagnante, di un'economia che sui processi interni non sviluppa incrementi di lavoro, dobbiamo cercare un po' di inventarci qualcosa, e certamente la provincia di Benevento denota questo sentiment. Circa il 90% delle esportazioni in termini di aziende manifatturiere, i servizi circa il 10%, quindi un dato veramente importante. Lì in sala stanno facendo formazione aziende del settore soprattutto agroalimentare, c'è la cantina sociale di Solopaca, altri importanti produttori delle aziende casearie, di servizi, insomma aziende che non hanno mai fatto export e quindi vengono qui per apprendere un po' cosa bisogna fare. Certamente si tratta di crescere dal punto di vista del management interno delle aziende, le nostre aziende sono piccole, quindi dobbiamo assumere persone laureate che conoscono la lingua inglese, ma non solo, cinese, giapponese, tedesco, francese. Dobbiamo essere bravi a fare incoming di ragazzi che sanno fare management su export. Insomma, si cresce con professionalità, e certamente se Benevento ha avuto questi numeri significativi, significa anche l'Unisannio e la Giustino Fortunato partecipano a questo processo di crescita formativa, e noi come industria ovviamente cerchiamo sempre di stare sul pezzo. Domenica 27 gennaio, nel sito dell'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, è programmato l'evento Teatro in Maschera. Bambini in maschera accompagnati dai genitori visiteranno il Teatro Romano della città capoluogo, dove incontreranno attori in costume e ascolteranno racconti sul teatro e le maschere teatrali dell'antichità. In via del tutto eccezionale sarà presente la regina Elsa della fiaba di Frozen. A sorpresa la regina designerà la maschera più originale del carnevale, appunto targato Teatro Romano. Sport, calcio, Serie A, la notizia rimbalza dalla Spagna, dove l'affare si dà per fatto. Pablo Forlans, 22 anni, centrocampista, attorno cui gira il gioco del Villarreal, starebbe per passare al Napoli. In effetti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta trattando il promettente mediano, che è una delle alternative studiate dal club per sostituire Allan in caso di partenza del brasiliano verso Parigi in questa sessione in estate. Il promettente giocatore ha una clausola di 30 milioni e il Napoli sta provando a trattare col club spagnolo. Serie B, giallorossi del Benevento hanno ripreso la preparazione all'Imbriani con le porte aperte al pubblico, l'occasione giusta per mister Bucchi di recuperare gli ultimi acciaccati viola e maggio e di valutare attentamente la disponibilità di Armenteros per questo girone di ritorno. Intanto ingombe anche il mercato, è fatta per Lorenzo Krisetig, che arriverà nel Sannio con la formula del prestito più obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Bentornati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 24 gennaio. Tempo diffusamente instabile al centro-sud, migliora invece sulle nostre regioni settentrionali. Ecco il dettaglio realizzato come di consueto da ilmeteo.it. Al nord, al mattino, precipitazioni ancora nevose ma deboli su varie zone della pianura padana, ma tende a migliorare velocemente con alternanza di nubi e schiarite. Al centro, tempo instabile sulle regioni adriatiche con piogge e temporali, piovaschi sul Lazio e rovesci diffusi in Sardegna. Più sole su Toscana e Umbria, al sud invece spiccata instabilità con piogge e temporali sulla Puglia meridionale, sulla Calabria, sulla Campania e sulla Sicilia. Qualche schiarita tra Gargano, Potentino e Salernitano. Neve sull'Appennino tra i 300 e gli 800 metri, in esaurimento sulle pianure del nord. Venti di maestrale, libeccio, scirocco e bora molto forti su tutti i bacini. Vediamo le temperature. Di notte i valori saranno compresi tra meno 3 e 10 gradi un po' su tutte le nostre regioni.
Durante il giorno attendiamo invece fino a 10 gradi al centro-nord, punte di 12 gradi al sud.